La prima volta che io propongo al paziente l'impianto di una protesi, il rifiuto è netto. A lot of men are scared of the implant. Obviously, it's one of their most important parts of their anatomy. Sempre più giovani noi diagnostichiamo un cancro della prostata e sempre più pazienti giovani evidentemente vanno incontro a un discorso di disfunzione erettile. Il problema della disfunzione erettile, che non è un problema solamente ludico, perché molte volte viene individuato come un problema di divertimento, come un problema ludico. La disfunzione erettile è un problema sociale. If you are a patient and you've been seen by somebody who has experience with sexual medicine and you're told that your only option is sex with an implant or no sex. I think that you should make the rational choice of choosing the penile implant. If you go to somebody who's experienced in sexual medicine, they have studies that can tell you whether or not you're going to be resistant to pills or shots. Pills have certain level of complications associated with them. Shots, a much higher level of associated complications. But the one thing that every patient suffering from erectile dysfunction should know is that once rendered impotent, your penis begins to atrophy. It gets shorter and it gets thinner. The only treatment that will stop this atrophy is a penile implant. È un meeting questo che si sta svolgendo, che ha come focus l'impianto di protesi al pene, protesi idrauliche tricomponente. Oggi c'è questo convegno importante internazionale dove abbiamo invitato il professor Perito con una nuova tecnica andrologica per il posizionamento di protesi. This would be my, I believe, third or fourth time coming to Sapienza to work with Professor Antoniti and Professor Gentile. And it's a real honor to be back here. We started this collaboration probably 4 or 5 years ago, taking care of patients with end-stage erectile dysfunction. È un grande appuntamento di chirurgia in diretta. Tutta Italia sono venuti a trovarci per partecipare insieme a noi e per sviluppare e portare avanti questo progetto di diffusione sulla disfunzione erettile e sul trattamento migliore per la disfunzione erettile. Mi preme ricordare come il tutto fa parte di un percorso del Master di Andrologia di secondo livello che noi facciamo qui alla Sapienza, e per questo io voglio ringraziare sia il Rettore che il Direttore Generale che ci permettono di andare avanti con un percorso impegnativo. Il Master di Andrologia nasce sulla falsa riga del Master di Andrologia della Scuola di Torino, con risultati eccezionali da un punto di vista sia del coinvolgimento che della passione che del performare la tecnica chirurgica, in questo caso quella mini-invasiva. Questo master è nato, devo dire, grazie all'impegno profuso sia dal professor Gentile, direttore del Dipartimento di Urologia, e al dottor Antonini, sia a me, che abbiamo voluto, effettivamente occupandoci da tanti anni di andrologia, dare qualcosa in più sia all'università, sia al policlinico, ma sia soprattutto a tutti quei specialisti che volevano e vogliono incominciare un percorso di andrologia chirurgica. If you look at the number of men in the United States with erectile dysfunction, there's 20 to 30 million men with erectile dysfunction. If you look at the number of penile implants done across the globe, there's only 18,000 inflatable implants done across the globe. So clearly, there's room for patients to get the penile implant. The problem is finding experienced implanters. L'intervento che presentiamo, grazie alla presenza del professor Paul Perito del Coral Gables Hospital di Miami, è un intervento mini-invasivo.
Siamo l'unico centro accreditato e riconosciuto dalla casa madre americana che effettua questo tipo di tecnica chirurgica con una piccola incisione alla base del pene di appena 2 centimetri. Should be a procedure with at least a 95, if not 98% patient satisfaction rate. It can be done under local anesthetic, it can be done as an outpatient. La complicanza più temuta è l'infezione, ma adesso noi con questo particolare tipo di incisione, con incisione non penoscrotale che può dare più problemi da un punto di vista infettivo, riusciamo a controllare questa complicanza e devo dire che tutte quelle che noi abbiamo posizionato non abbiamo più avuto problemi di infezione.